A Montauro si è tenuto il consiglio comunale, non sono mancate le polemiche, in linea al nostro Saro Gioitta. Nei giorni scorsi si è tenuto il Consiglio Comunale a Montauro, approvato il bilancio di previsione, ne parliamo con il capogruppo di minoranza Roberto Sesto. Sì, abbiamo approvato, diciamo, il terzo bilancio di previsione. I miei, diciamo, appunti e disappunti sono stati quelli che ci sono sempre da pagare debiti, diciamo, vecchi e quindi vengono riportati ogni volta all'attenzione degli impegni che poi tutti quanti avevamo preso nella campagna elettorale, di onorare, diciamo, quella che era ed è la nostra responsabilità. Quindi avevo chiesto e ho detto praticamente di non, purtroppo di non ripetere come tutti i precedenti amministratori, che magari si parla sempre del debito che arriva e magari non ci si preoccupa di quello che magari si potremmo lasciare noi. E in merito a questo si è aperto un dibattito dove comunque è molto cordiale, di collaborazione, anche se io mi sono astenuto perché ritengo che il Comune di Montauro è ben oltre il dissesto comunale, che come quasi tutti i comuni. Però a questo proposito si potrebbe e si doveva, secondo me, arrivare a un dissesto. E quindi se invece si pensa di superare, non debba essere un domani una scusa dove si dice che magari non si va avanti oppure non si riesce per i debiti vecchi. Altro a proposito, molto ponderatamente io ho presentato al sindaco nei giorni successivi un qualcosa che forse riguarderà tutti i comuni e che la ritengo importante, e cioè praticamente un'istanza al sindaco dove si venga fatta una verifica sul territorio patrimoniale affinché si metta con chiarezza che chi ha una doppia residenza non venga dichiarata magari un immobile come prima casa e che di conseguenza ci porta un ammanco facendo una previsione, diciamo, di entrate. Mi spiego bene quello che voglio dire, cioè siamo in tanti o sono tanti che dichiarano magari nello stesso nucleo familiare di essere prima casa. Noi sappiamo benissimo che questo non c'è perché ha già, diciamo, fatto una prima analisi, si evince che c'è gente che dichiara prima casa e non lo è. La legge è chiara, la legge dice che devi scegliere tra la prima casa a Milano, a Torino, a Roma, a Catanzaro, a Firenze e dichiarare la seconda casa. A tal proposito noi avremmo un gettito di almeno 300-400 mila euro all'anno in più nelle casse comunali, quindi potrebbe essere una soluzione importante per riequilibrare il bilancio e di passare in positivo. Mi auguro che questa istanza che io ho fatto sia presa in considerazione con impegno e con responsabilità, anche perché poi ci saranno ripercussioni qualora non si dovesse attuare questa mia istanza. E a tal proposito, ci sono poi state altre discussioni, diciamo, in merito alle tariffe, alle cose, dove alcune cose sono state abbassate, e quindi, diciamo, io mi sono astenuto e spero che venga capita anche la mia scelta, che poi è sempre stata di collaborazione, mai di opposizione. Si è parlato anche di un cambiamento di statuto. Sì, abbiamo approvato uno statuto, o meglio, hanno portato all'approvazione dello statuto con un voto mancante della maggioranza che era assente, un voto diciamo di un collega di minoranza, cosa a mio avviso così che mi ha spiazzato. Ma la cosa più grave è quello che non si può portare uno statuto che è di fondamentale importanza, è l'anima della politica, della passione, della storia di un paese, che si faccia un copia e incolla di un altro paese senza discussione in merito, per poi attemporare ad infilare delle cariche in più. E
e mi spiego bene, a creare il consiglio, al presidente del consiglio, che potrebbe anche star bene questa figura, perché lo prevede la legge, era uno statuto pure, diciamo, obsoleto, che andava rinnovato, aggiornato. Però per chi fa politica come me da tanti anni, pur essendo giovane, ci vuole una certa passione. Noi sappiamo che lo statuto è l'anima, come dicevo, di Montauro e dei montauresi. E quindi da questo punto di vista, anche qui mi sono astenuto proprio per dimostrare, siccome ci sono dei giorni che noi possiamo, diciamo, migliorare e integrare, dove io sto leggendo, sto cercando di trovare, qualora ci dovessero essere delle soluzioni, ma non condivido minimamente in pieno, e non ho condiviso minimamente il fatto che si sia fatto in maniera celere lo statuto così vuoto vuoto di passione, vuoto di argomentazione, di storia, solo per andare ad inserire la figura di presidente, nulla in contrario, voglio essere chiaro, con questa metodologia. Quindi di questo me ne dispiace. È vero che un vostro consigliere di minoranza si è dissociato proprio dal vostro gruppo? Guarda, non so, penso che l'atteggiamento che ha avuto, ritengo di sì. Però voglio, a tal proposito voglio essere chiaro. Io ad oggi ho cercato, e questo facendo una premessa, che anche questo tipo di intervista e di dichiarazione non debba passare come l'oppositore o non il collaboratore. Anzi, rilancio ancora una volta che se si fa una critica o un appunto da parte dei colleghi di maggioranza, che peraltro siamo tutti conoscenti e amici, non bisogna poi avere un atteggiamento magari quasi quasi di non salutarci, solo perché magari alcune volte vengono dette le verità in maniera pubblica. A distanza di 2 anni un po' mi sono reso conto che se per consensi, per pochi consensi presi, perché non volevo passare o additare il fatto che possa essere io un soggetto di mettere sempre zizzano, di dire o di fare critiche, ad oggi penso di essere stato, ma come penso di essere in questo momento, tranquillo e sereno di ciò che sto dicendo. Mi si accusa che ci sono i catanzaresi, oppure che alcuni catanzaresi comunque sono nel Consiglio Comunale. Io ritengo che sono stati legittimi, anche perché e me ne assumo la responsabilità del fatto di aver avuto io le conoscenze, li ho candidati anche io nella successiva lista che avevamo fatto con Pino Schipani, l'ho riproposto più di uno nella mia lista, sono stati eletti legittimamente, però l'ipocrisia... All'ipocrisia dobbiamo dire basta, perché non è che quando il catanzarese consigliere si comporta male viene additato che lo ha portato Roberto Sestito, e quando magari il consigliere di catanzarese si comporta bene o gli tiene il filo alla maggioranza diventa buono, perché o è buono sempre o non è buono, o non è buono mai. Quindi questo tabù, questa cosa la voglio dire con chiarezza, e mi rivolgo a chi oggi gestisce e governa il Paese, che vi dovete assumere la responsabilità. Quindi l'ipocrisia la dobbiamo mettere da parte, perché Montauro è dei montauresi, questo che sia chiaro, e non additate più al sottoscritto delle responsabilità che non ha, perché io ho candidato dei cittadini catanzaresi ma montauresi, che hanno tutto il diritto, sono stati eletti legittimamente, quindi assumiamoci ognuno di noi le responsabilità, basta con l'ipocrisia, bisogna essere chiari e onesti con noi stessi e con i cittadini. In paese circolano voci praticamente di sue possibili dimissioni, qual è la verità? Le voci le lascio a chi poi ne fa voce. Io la verità è questa, Saro, che dopo questa intervista, dopo questa mia mozione che io ho presentato, dopo questa dichiarazione, se vedo degli atteggiamenti corretti e che si capisce il senso della mia dichiarazione, bene, altrimenti mi dimetto, perché io non sono stato mai per i miei interessi personali, come magari qualcuno possa illudere, ma... bensì che tutti quelli che onestamente e realmente mi conoscono, ho sempre fatto la politica per la passione e per gli altri, mettendo a servizio la mia crescita imprenditoriale, culturale, a servizio della gente.
Quindi anche questo è motivo sicuramente di dimissione qualora non si intraprende una strada di onestà e di crescita per il Paese e per i montauresi. Cambiamo argomento. C'è stata la festa del 1° maggio a Montauro. Le sue valutazioni su questa festa e c'è bisogno veramente di ripartire? Io, come dicevo l'altra volta, che poi non sono stato anche nemmeno capito, perché è come se io avessi stravolto la verità sulla dichiarazione che feci, che ho detto che se non fosse stato per la Proloco a Montauro non avrebbero fatto feste. Non, era che l'amministrazione non aveva prestato attenzione e messo in campo delle risorse per farli, non l'altra associazione che magari giustamente si è difeso, ma io non l'avevo citato, la voglio citare adesso, che anche Radice Sociale è un'associazione attiva esistente a Montauro che ha dato sempre il contributo e continua a darlo. Quindi colgo l'occasione di dire che non era rivolto a loro, non fare niente ma era rivolto all'amministrazione. Il fatto che io faccio parte della Proloco e facevo parte della Proloco penso che è legittimo. Così come i ragazzi che hanno fatto il comitato dell'1° maggio si sono impegnati, spese, hanno avuto grandissime difficoltà burocratiche, ho cercato di dargli un consiglio, un sostegno, nonostante tutte le difficoltà è stata, la festa è riuscita. So che sono rimasti negativo nel bilancio e invito anche magari ai miei colleghi amministratori di dargli una mano, perché so che si sono rivolti a me dicendo che sono andati sotto, di dargli una mano economicamente per onorare gli impegni presi, quindi onore a loro che l'hanno fatto. Lei è un giovane imprenditore che sta dando tanto alla Calabria, tutta questa fascia ionica, si riparte con quali auspici? Guardi, i dati sono positivi, perché i dati che portano le agenzie sono con un aumento tra il 20 e il 30% di richieste degli alloggi, delle presenze, quindi a mio avviso penso che la Calabria, ai noi, anche per questa crisi, per questa situazione di Covid, abbiamo avuto un'opportunità dove è stata scoperta e riscoperta la Calabria, e penso che merita comunque che venga visitata, e ad oggi i dati sono positivi, quindi mi auguro che sia una buona stagione.